Torna Puliamo il Mondo, storica campagna di volontariato ambientale organizzata in tutta Italia da Lega Ambiente. L'amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito al progetto su proposta dell'assessore all'ambiente Rosa Lampasona. La manifestazione si è tenuta ieri con raduno in Piazza della Repubblica. Una mattinata ecologica dedicata alla pulizia di aree verdi e spazi urbani, coadiuvata dall'associazione Circolo Lega Ambiente Stella Maris Agropoli. Hanno partecipato anche gli studenti dell'istituto Gino Rossi Vairo, nonché cittadini e volontari. Quando si tratta di ambiente, questa amministrazione, la città di Agropoli, risponde sempre positivamente. E ben vengano queste iniziative a quale noi diamo tutto il nostro supporto, grazie al lavoro svolto dal nostro assessore Rosa Lambasone e al nostro ufficio, ma alle associazioni di settore, di categoria presenti sul territorio, in questo caso Legambiente, che è riuscita a coinvolgere gli studenti. Partiamo dagli studenti per far capire loro l'importanza del rispetto dell'ambiente, ma permettetemi di dire, certe volte sono già i giovani che richiamano a noi adulti in alcune circostanze riguardo a dei comportamenti che noi teniamo e che possono, per le conseguenze che gli stessi possono avere appunto sull'ambiente. Quindi già in tante circostanze i ragazzi richiamano a noi adulti, ma dobbiamo comunque essere sempre sul pezzo. Far capire che l'ambiente riguarda la nostra vita e la città di Agropoli su questo settore è sempre attenta, sta sempre sul pezzo. Lo testimoniano i grandi riconoscimenti a livello nazionale che pervengono dalla città, dalla 25esima bandiera blu, dalle spighe verdi che rappresentano anche una qualità e un rispetto dell'ambiente anche nel settore dell'agricoltura. Continuiamo anche per la tartaruga. Continuiamo su questo settore sapendo che si può fare sempre di più, anche se già stiamo facendo tanto, ma dobbiamo sempre stare sul pezzo e fare sempre di più. Bellissima giornata di sole che ci accompagna in questa passeggiata che faremo da qui, da Piazza della Repubblica fino alla Marina Piccola, proprio per l'educazione a quello che è il rispetto per l'ambiente. Oggi siamo qui con tre classi in rappresentanza dell'Istituto Gino Rossi Vairo, con cui abbiamo chiesto una stretta collaborazione proprio per far sì che questa iniziativa, oggi la 23esima, a cui noi abbiamo aderito ogni anno insieme non solo a Lega Ambiente Nazionale, ma a quello che è il nostro circolo specifico Stella Maris, nella persona di Mario Salzano e di tutti quelli che lo seguono qui nella nostra città di Agropoli. Si è pensato di partire proprio dai ragazzi perché sono i futuri giovani e i futuri genitori del domani, i futuri professionisti del domani, proprio per quello che è l'educazione ambientale, quindi non soltanto la pulizia, ma l'ecosostenibilità, il rispetto per il verde. E siamo qui con queste tre classi, grazie anche alla collaborazione con le scuole e la nostra amministrazione, io in primis come assessore all'ambiente, ma non solo, l'amministrazione in toto, quindi la giunta e tutti i consiglieri comunali in collaborazione, siamo qui proprio per sostenere quello che è la nostra città di Agropoli. È una delle campagne storiche di Legambiente che si svolge oggi in tutta Italia. Agropoli da alcuni anni aderisce, ci fa molto piacere che l'amministrazione comunale abbia contribuito alla riuscita di questa manifestazione, serve a sensibilizzare i cittadini a non abbandonare i rifiuti, a partire dalle cicche di sigarette, alla deiezione dei cani, che sono le cose meno appariscenti, però che rappresentano un vero problema. E poi noi con questa campagna vogliamo anche affermare che bisogna liberarsi dai pregiudizi nei confronti, in particolare di coloro che hanno un diverso orientamento sessuale, nei confronti dei disabili e nei confronti dei migranti, che sono tutti considerati brutti, sporchi e cattivi, e invece sono fondamentali per l'economia delle nostre realtà.